Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Nella diretta precedente, questa, la numero 68, abbiamo parlato degli attributi dei file e abbiamo visto che uno degli attributi disponibili per i file è la crittografia dei file stessi. Serve per proteggerli, diciamo, da sguardi indiscreti. Andiamo a vedere. Quindi torno sul desktop del mio computer, vado in Esplora File. Vado in documenti, una cartella qualsiasi, noi abbiamo lavorato su documenti e vado a prendere un file qualsiasi, Candy e il mostro di gelatina dolce. Tasto destro sul file, proprietà per vederne gli attributi, eccoli, e in avanzate trovo gli attributi che mi interessano, e in particolar modo questa voce, crittografa contenuto per la protezione dei dati. Però questa voce è disattivata, non posso usarla. Perché non posso usarla? Perché questa versione di Windows 10 non la supporta. Io ho la versione Windows 10 Home, mentre invece questo attributo, questa crittografia, funziona solo con Windows 10 Pro. Ok, diamo ok ancora e facciamo una verifica della versione di Windows. Vado in questo PC, nel mio computer, tasto destro in una parte bianca qui in basso. Scelgo proprietà e nella finestra che mi appare qui in alto vedo che effettivamente la mia versione di Windows è Windows 10 Home. Perfetto, su questa versione non si può fare. Ci sono altri sistemi per crittografare i file. Sappiamo che a me non piace utilizzare questi altri sistemi, come non piace neanche utilizzare questa crittografia. Ritengo che sia un modo, per complicarsi la vita, per rendersi più facile perdere l'utilizzo di un file, però a tutti gli effetti esiste, molte persone vogliono utilizzarlo, quindi lo proviamo anche noi. Andiamo sul mio computer virtuale, quindi prendo il mio Windows 10 virtuale che monta il sistema operativo Windows 10 Pro. Andiamo a verificare, quindi prendo Esplora File, vado in questo PC. Poi in un punto bianco qui in basso premo col tasto destro del mouse e scelgo proprietà. Eccoci, Windows 10 Pro. Quindi per questo computer, per i file contenuti da questo computer, ci sarà la possibilità di utilizzare la crittografia. Allora andiamo a provarla e vediamo se è difficile utilizzarla oppure no. Vado in documenti per vedere se ho qualche file e ne ho uno solo. Beh, intanto voglio visualizzare le icone grandi così da poterle vedere bene. Questo è un file di LibreOffice, ecco qua il mio LibreOffice. Lo apro per vedere che cosa c'è scritto dentro, per rendermi conto che effettivamente questo file si apre. Ok, esperimento salvataggio automatico, eccetera. Benissimo, questo file si apre. Ora proviamo a crittografarlo. Quindi, tasto destro, proprietà. Avanzate e qui la voce crittografa contenuto per la protezione dei dati è disponibile. Premo per attivarla, dico ok, mi sarei aspettato che qui si accendesse dettagli, ma evidentemente si accenderà in un'altra situazione. Premo quindi ok e dico applica a questo punto. Ora il file è stato crittografato. Devo dire che nelle prove precedenti il computer mi aveva anche chiesto se volevo crittografare il singolo file o tutta la cartella, quindi mi aveva fatto una domanda in più e io avevo risposto tutta la cartella. Adesso non mi chiede più niente e quindi vedo il file crittografato, non so a tutti gli effetti se rimarrà crittografato solo questo file o se tutti i file di questa cartella lo saranno. Facciamo una prova, quindi apro LibreOffice. Eccolo, scrivo qualcosa, per cui prendo documento writer e scrivo qualcosa. Questa è una prova di crittografia. Perfetto, salviamo il documento. Vado su File, Salva e salvo il mio documento. Lo salvo volutamente nel desktop, quindi desktop, quindi non nella cartella documenti. Lo salvo nel desktop e lo chiamo prova CRT, così per ricordarmi che è una prova di crittografia. Dico salva. Il documento viene salvato, ecco qua la voce prova CRT, chiudo
Chiudo tutto, torno quindi sul desktop, vedo il mio file che non è crittografato. Ora lo sposto dentro la cartella, vediamo, lo sposto in documenti ed ecco che il file è crittografato. Quindi, nelle prove precedenti, quando ho scelto applica la crittografia a tutta la cartella, ora ho questa cartella crittografata. A posteriori avrei preferito scegliere solo il file. Applica la crittografia al singolo file. Potremmo provare a fare questa cosa in una nuova cartella? Proviamo. Allora, tasto destro, nuovo, cartella, la chiamo prove tecniche. Ok, e quindi ho una nuova cartella. Apro LibreOffice, creo un nuovo documento Writer, lo chiamiamo prova numero 1 e lo salvo. File, salva, lo mettiamo in desktop, prove tecniche e lo chiamo numero 1. Salvo, perfetto. Ora chiudo tutto. Apro nuovamente LibreOffice, documento Writer, prova numero 2 e faccio di nuovo file salva. Lo chiamo, intanto vado sul desktop, vado in prove tecniche e la chiamo numero 2 e dico salva. Chiudo tutto e ci siamo. Quindi chiudo questa cartella, lavoro su prove tecniche, vado ad aprirla. Numero 2, beh, intanto andiamo, visualizza icone grandi, ok, tasto destro, proprietà, avanzate, crittografia contenuto per la protezione dei dati, ok, applica ed ecco la domanda fatidica. Vogliamo applicare questa crittografia al singolo file, quindi solo il file, o a tutta quanta la cartella? Qui dice opzione consigliata. Ok, ci sta. Però io voglio solo il singolo file. Attenzione che questo avviso ti dice che c'è una piccolissima possibilità che una persona che sa quello che fa col computer potrebbe andare a vedere il file non crittografato, nel caso in cui LibreOffice lo abbia salvato anche da un'altra parte, nei famosi file temporanei. È una possibilità molto piccola che esploreremo in un secondo momento. Diciamo che adesso stiamo crittografando il file e ci va bene così. Dico solo il file, quindi dico ok e ok, e a questo punto solo questo file è crittografato mentre la cartella non lo è. Se volessi crittografare tutta la cartella, preferirei fare in questo modo. Chiudere tutto. Fare tasto destro sulla cartella, andare in proprietà, andare in avanzata e a questo punto crittografare il contenuto della cartella. Ma non è quello che voglio fare. Faccio annulla e annulla. Voglio provare a creare ancora un altro file crittografato, ma di tipo diverso. Quindi vado in Paint, voglio prendere il programma di disegno, quindi Paint, eccolo qua, per cui un programma totalmente diverso, disegno qualcosa, magari una stella rossa, no, meglio verde, ok, stella disegnata, la salvo, quindi salvo, in documenti, documenti, e la chiamiamo stella. Questo file, dato che viene salvato direttamente nella cartella documenti, dovrebbe automaticamente crittografarsi. Proviamo insieme. Premo su salva e ora chiudo tutto. Qui c'è il nome stella, quindi è stata salvata. Chiudo tutto e vado in documenti. Quindi esplora file, documenti ed ecco che in effetti stella ha il simbolo del lucchetto, quindi è un file crittografato. Voglio togliere la crittografia ad un file. Sarà possibile? Certo. Tasto destro, proprietà, avanzate e spengo crittografa. Spento, dico ok, dico applica, fatto. Dico ok, siamo a posto. Quindi questo file è in chiaro, questi file sono crittografati. Allora, attenzione, crittografati per chi? Se io adesso voglio aprirli, li vedo oppure no? Apro questo, prova CRT.
premo due volte e sì, lo vedo, perché sono io, sono l'utente che l'ha crittografato e sono su questo computer. Quindi se qualcuno ha avuto accesso al tuo computer perché ne conosce la password, ovviamente questi file li vede. Se invece quel qualcuno utilizza sì il tuo computer, ma con una sua password e quindi con un suo nome utente, questi file per lui saranno crittografati. Allo stesso modo, se io prendo questi file e li metto su una pendrive, saranno leggibili da un altro computer oppure no? Ovviamente non dovrebbero essere leggibili. Facciamo una prova. Quindi vado a prendere una nuova pendrive e infilarla nel computer. Fatto. Eccola qui. Ci trascino dentro i file, quindi prendo i due file, li trascino sulla pendrive. Vengono inseriti crittografati, vedo il lucchetto che mi indicano la crittografia dei file e ora vado sul mio computer reale, quello con Windows 10 Home, a vedere se sono leggibili. Eccoci qua, computer reale, chiavetta inserita, file con icona con lucchetto. E clicco sopra due volte, si apre una finestra, a me si è aperta sull'altra schermata e mi dice Stella PNG, non sei autorizzato a visualizzare questo file, controlla le autorizzazioni e riprova. Ok, proviamo LibreOffice, quindi prova CRT, attendiamo che si apra il programma questa volta e di nuovo accesso a prova CRT negato. Quindi questi file sono crittografati e non sono accessibili. Certo, il mio è Windows 10 Home, non ha neanche la crittografia, sembra ovvio che non li possa aprire. In realtà neanche gli altri Windows 10 Pro, anche se hanno la crittografia, potranno aprire questi file, perché la crittografia è gestita da un'apposita chiave che permette di codificare il file. Probabilmente se è la prima volta che la usi, quando hai applicato la crittografia ai tuoi file, a un singolo file, a uno qualsiasi, ti viene detto come notifica, quindi qui in basso a destra ti appare una notifica che ti dice «Ehi, esegui il backup della chiave di crittografia», perché se dovessi perderla, in futuro non sarebbe più possibile recuperare i tuoi file. Questa cosa la faremo in un prossimo video, quindi nel frattempo ti invito a mettere un mi piace se ti è piaciuto il video e ad iscriverti al canale con la campanella attiva, in questo modo sarai avvisato all'uscita del prossimo video. Torno personalmente a sconsigliarti la crittografia, nonostante sia fatta da Windows e quindi un sistema affidabile, se dovessi crittografare qualcosa, Windows per me è il sistema migliore, però trovo che sia un rischio in più per i miei file. Se sono file personali, se sono file importanti, troverei il modo di nasconderli altrove, su qualche pendrive messa poi in un cassetto o nella cassaforte, oppure sul cloud, nascosto da qualche parte su un cloud sconosciuto, diciamo, alla maggior parte dei miei amici. Però la crittografia esiste, è utilizzata, eccola qua. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!